Ciao a tutti gli amici di karateka.it, io sono Alessio, sono qui con Leonardo per aprire una nuova rubrica che è quella del karate unboxing, il primo vero unboxing in Italia di gear per il karate, sia per il kata, sia per il kumite, sia per il karate tradizionale. Quindi in questa nuova rubrica andremo a recensire tutti quelli che possono essere karateghi, guantini, protezioni che possono essere utili nella vita di un karateka. Oggi iniziamo alla grande perché cominciamo con un nuovo brand appena diventato WKF Approved giusto prima del lockdown nell'ultima Premier League, che è Punok, una marca statunitense creata appunto da un karateka per i karateka, e quindi adesso andiamo ad aprire il karategi che ci è stato fornito da KO Italia, l'unico rivenditore autorizzato Punok nel nostro paese. Prima di cominciare la recensione, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciateci un like di supporto, perché insomma sono anche le nostre prime attività, abbiamo bisogno di supporto, e commentate con tutto quello che vi piacerà, non vi piacerà del video, se vi piacerà il karategi, cosa dobbiamo provare. Siamo molto aperti a tutti i tipi di commenti. Quindi Leonardo, io direi di iniziare e apriamo questo bellissimo karategi. Bene, grazie Alessio, ciao a tutti, sono Leonardo e niente, vediamo insieme questo karategi che appunto è specifico per il kumite, perché come sapete, e se non lo sapete vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato proprio ai gi e a tutto quello che riguarda il mondo del karategi. Esistono karategi specifici per le varie specialità, e questo è appunto quello dedicato, è un karategi dedicato al kumite, al combattimento. Si nota subito dalla confezione, perché comunque è di dimensioni ridotte, ok, rispetto a quelli da kata che sono solitamente più grossi proprio come spessore del materiale. I karategi da kumite tengono a essere più leggeri, perché è importante per chi si muove. Poi vedremo anche un test di questo bel gi, che tendono a volere un abbigliamento che li calza ma che non è pesante, quindi che gli dà possibilità di movimento. La confezione è tranquilla, nel senso che ha questa busta che lo protegge, ma come ormai siamo abituati nel nostro mondo, non ci sono delle marche che e magari potremmo lanciare noi il là, però che fanno un po' Apple style, in cui la confezione è molto ricamata, molto confezionata, in cui uno compra il prodotto più per la confezione che per il prodotto stesso, ok? Noi siamo abituati al concreto, quindi ci arrivano sempre in delle buste, ok? E così però ottimizziamo anche il diciamo quello che poi andremo a buttare, che è appunto la confezione. Allora, si nota subito che ha delle scritte sulla parte posteriore del collo, in un inserto riportato, dove c'è stampato sia il marchio ma anche il modello Blitz 1 e la taglia. In questo caso è un euro 170 centimetri, quindi in base all'altezza, e poi vedremo un po' come calza rispetto, e daremo indicazioni anche su la portabilità dell'oggetto. E viene chiamato US3, quindi magari ha delle classificazioni 1, 2, 3, 4, 5 in base un po' alle dimensioni. Si nota subito il marchio, non invadente, ma insomma un bel marchio in ricamato sul petto a destra, blu, con un omino, un karateka che tira un calcio, e con dell'argento. Andiamo a vedere adesso com'è all'interno e scopriamo qualcosa di più. La confezione ovviamente riporta poi dietro il tipo di ghi, perché vi diremo poi che ne esistono anche delle varianti, e andiamo a vedere quello che è. Ok, ecco qua, togliamo la confezione e andiamo a vedere. Si presenta subito con degli inserti lato petto, che sono degli inserti traspiranti, e mettendo dietro la mano si vede che sono anche leggermente trasparenti, che ormai ci siamo abituati nei ghi da combattimento ad avere degli inserti nelle posizioni di maggiore sudurazione, quindi ora li scopriremo anche nel resto probabilmente del ghi, dove appunto si va a dare maggiore traspirabilità e passaggio dell'aria. Ha un bel rinforzo sulla parte del colletto, e quindi questo è importante, perché poi nonostante siano state ridotte dal nuovo regolamento, ma ci sono le proiezioni e quindi ci si afferra per il ghi, è importante che la parte di robustimento sia decisa. Inoltre questo dà anche una certa forma quando lo indossiamo, poi lo vedremo indosso al nostro modello, che con un bel rinforzo sul lato del collo fa sì che quando è addosso calzi a pennello, diciamo che non si sgualcisca più di tanto. Andiamo ad aprire la parte superiore. All'interno troviamo
i pantaloni, li appoggiamo da una parte, li analizziamo dopo e vediamo per intero come è fatto questo ghee. Allora, ha un sacco, la prima cosa che si notano, un sacco di tagli rotondi, quindi la parte posteriore soprattutto ha un sacco di cuciture circolari o semicircolari che probabilmente servono proprio per aderire, quindi sicuramente questo è un karateghi più adatto a un karateka modello, quindi un atleta, e non a me, ok, nemmeno a te Alessio, mi dispiace, perché sicuramente vestirà slim, ok, quindi sarà abbastanza aderente al corpo, e questo lo si nota proprio dagli inserti. Come vi dicevo, vedete, ha sotto l'ascella, che è la zona insomma di massima superazione, e qui sul petto questi inserti, anche perché è pensato per la competizione, quindi sotto dobbiamo indossare il corpetto protettivo, quindi con il corpetto protettivo si va a aumentare poi anche quello che è il calore che diciamo produciamo, e quindi c'è bisogno di smaltirlo in qualche modo. Ha queste scritte che sono meravigliose, che sono fatte con un filo extra lucido bianco, insomma, che va a dare ulteriore risalto, che è il marchio riportato sulle spalle, e come vi dicevo, di questa versione di karateghi ci sono anche con le scritte blu e le scritte rosso, che sono adesso ufficialmente riconosciute in campo internazionale dalla WKF come identificativo del colore dell'atleta, quindi l'atleta rosso indosserà la casacca con le scritte rosse e quello blu quelle con le scritte blu. C'è fra l'altro sul sito, poi troverete in descrizione appunto del video, troverete il link nella rivendita del set composto dalla casacca rossa, casacca blu e un solo pantalone, la possibilità di acquistare il tutto per chi fa competizioni a altissimo livello. Torniamo a analizzare. All'interno è tutto foderato, oltre che il materiale esterno che è molto brillante, ma una sorta di lavorazione a trama a diamante, ok, quindi che gli dà sicuramente addosso a quella sensazione non di freddo, comunque di artificioso, che sicuramente il materiale non sintetico dà, ma questa lavorazione a trama che in qualche modo lo rende più caldo addosso, e quindi più una sensazione piacevole. Ha il doppio inserto sul collo, e quindi questo sia per il marchio, che non va ovviamente a essere visto dall'esterno perché è su un inserto apposta. Inoltre questo fa sì, sempre per il discorso sudorazione, che non aderisca troppo alle spalle la parte posteriore. Il marchio, come dicevamo, che è sul petto, lo ritroviamo anche riportato sul retrocollo, quindi in alto. Ovviamente tutto in posizioni lecite da un punto di vista del regolamento, perché comunque abbiamo detto essere appunto un ghi ufficiale e quindi riconosciuto, e questo lo vediamo anche dal marchio riportato nell'etichetta, ok, che poi sarà sul lembo che rimane alla destra, dove c'è di nuovo il marchio Punok in questo argento brillante con il ricamo in blu, ma sopra l'etichetta WKF approved, e quindi è approvato dalla Federazione Mondiale come veste di diciamo da karateka, una veste ufficiale e riconosciuta. Chiaramente può essere utilizzato in tutte le competizioni, anche in Italia, le competizioni sia nazionali che regionali, ovviamente avendo un marchio che sta sopra, diciamo, a queste che sono le nostre federazioni, può essere tranquillamente indossato. Io aggiungerei solo, visto che abbiamo parlato di sudorazione, che chiaramente ci sono anche le non trascurabili indicazioni per il lavaggio, quindi dopo che l'abbiamo usato è un karateghi che va lavato freddo a 40 gradi, sulla stiratura e quant'altro trovate tutte le indicazioni sempre qui nell'etichetta da tenere di conto, sia per non sciupare il ghi innanzitutto, ma soprattutto per lavarlo dopo che l'abbiamo usato nell'attività fisica, mi sembra altrettanto importante. Sì, anche perché essendo in poliestere, questa è un po' una caratteristica di tutti i ghi moderni da kumite rispetto per esempio a quelli da kata, che sono secondo me un pochino più in cotone, un pochino più naturali. I ghi in poliestere, che hanno la caratteristica di essere leggeri, quindi alla fine non sembra nemmeno di averlo addosso quando si combatte, ma hanno un po' questa, e questo l'abbiamo scritto anche nel nostro articolo, questa controparte che è la cattiva
odorazione che si produce indossandoli, perché sono comunque di un materiale sintetico. Questo però secondo me dovrebbe dare un'ottima resa con questa trama all'interno, che in qualche modo non fa avere quella sensazione di sintetico attaccato, insomma di plastica sulla pelle. Questa è la parte superiore, poi la vedremo appunto indossata. Come vi dicevo, ci sono dei ritagli molto curvi anche sulla parte posteriore, e questo fa sì che gli dà un po' quella forma slim che non si addice né a me né a te, ma che si addice ai grandi campioni. Vediamo invece il pantalone, che si presenta sempre con il marchio, che poi rimarrà coperto dalla parte superiore del ghi, e dove abbiamo di nuovo il marchio della Punok e il marchio della Federazione Mondiale, e sono di nuovo stesso materiale, il tipico elastico, tipico non tradizionale, perché sappiamo che i ghi tradizionali hanno i laccetti che vengono stretti, insomma, in vita. In questo caso ormai è abbastanza assodato che nelle versioni da combattimento hanno l'elastico, è molto più comodo da indossare come fosse un pantalone di una tuta sportiva, con i laccetti comunque che garantiscono la stretta per far sì, insomma, che rimanga in vita tranquillamente. Come vedete, ha tutta una parte traforata, ok, trasparente, che è all'altezza anche qui delle parti che vengono, diciamo, più a contatto con la pelle, quindi dove si suderà maggiormente. Qui è dove termina la parte del corpetto indossato, e quindi inizia la parte dell'addome e del basso ventre, che comunque sia nella parte posteriore e anteriore ha bisogno di traspirabilità, e quindi questo tipo di tessuto la garantisce. Ci hanno detto, se ti ricordi, anche gli amici di KO Italia, che questa lavorazione è particolare del tessuto traspirante, con una trama a diamante, mi sbaglio, e tra l'altro a livello cromatico magari non passa bene dal video, ma noi lo vediamo molto bene, c'è questa bicromia sempre di bianco, perché all'interno del tessuto traspirante c'è questo intarsio con lo stesso filo bianco, tra l'altro, del stemma del ricamo Punok sulla spalla, che crea un contrasto di bianco con un bianco ancora più lucido. Infatti anche questa è un po' una tendenza ormai, nell'ultimo periodo sono quasi tutti così i ghi agonistici, ma ormai è diventata un po' prassi la tendenza a quella di un bianco ultra bianco, diciamo, mentre alcuni marchi soprattutto di origine nipponica, giapponese, vibrano un pochino sul celeste, insomma, quando li compri soprattutto hanno quel bianco che è un po' verso il celeste. Qui siamo proprio alla ricerca del bianco splendente, che sicuramente fa la sua figura una volta che è indossato, perché risalta. Vediamo come forma, una forma bella comoda, ma non eccessivamente larga sulla gamba, però che permetterà sicuramente l'esecuzione delle tecniche di calcio con tranquillità, e quindi sarà comodo addosso. E la parte del gambule, che ha appunto queste cuciture sulla parte interna, sempre con una gamba piuttosto dritta, ok, per permettere poi nella parte inferiore di indossare le protezioni, perché tutto questo è fatto ovviamente per essere indossato sì anche senza le protezioni, ma soprattutto con le protezioni, quindi il paratibie e il paracollo del piede, che comunque sono ingombranti, vanno comunque a aumentare il diametro della parte diciamo del polpaccio, e quindi essere indispensabile una comodità che permetta appunto il suo utilizzo al meglio. Come la parte superiore, anche questo ha la lavorazione interna con questa appunto lavorazione a diamante, che è appunto un po' la forma dell'interno, e i rinforzi sulla parte della caviglia, dove abbiamo l'orlo fatto comunque molto bene in spessito, che poi però ovviamente potrà essere regolato, e anche su questo siamo preparati perché abbiamo un video proprio dedicato a come fare l'orlo dei karateghi. E niente, questo è il ghi di oggi. Adesso lo vediamo un pochino magari più nel dettaglio addosso al nostro modello, e gli chiediamo magari un po' anche di pareri su come lo sente addosso, che ovviamente è una sensazione personale, e quindi ognuno di noi poi sceglie anche in base a questo il prodotto.
anche questo riporta l'etichetta, come abbiamo detto, la parte inferiore, e il prezzo di questo geek, che poi lo troverete insomma sul lasciamo sito tutti di... link, lasciamo esatto. tutti i link in descrizione. Ve ne parlerà un pochino Alessio, anche di uno sconto speciale che potete avere grazie a noi, grazie a Karateka. Assolutamente sì, quindi prima di lasciarci vi lasceremo tutti i link in descrizione di quelle che sono le guide dei karateki, quindi come sceglierlo, come lavarlo, come fare l'orlo, vi lasciamo un sacco di materiale in questa maniera, anche chi magari al primo approccio, no, si vuole prendere il primo ghi sportivo, sa come tenerlo di conto. Vi lasciamo il link in descrizione per chi volesse andarsi a vedere la scheda tecnica del ghi sul sito di KO Italia, e con il codice Karateka 10 avrete un 10% di sconto sull'acquisto, che non fa mai male, insomma, no, è un plus al già bel ghi. Inoltre, il se insomma, quando vedrete dal link il prezzo, che non vi stiamo a dire noi, insomma, perché potete guardarlo direttamente dal sito KO a seconda delle taglie e del modello, che potreste scegliere poi anche i modelli appunto con le scritte colorate e quant'altro, vi rendete conto che comunque è un prezzo competitivo rispetto agli altri ghi che troviamo sul mercato di questa fascia. Chiaramente non lo possiamo confrontare con il primo prezzo che troviamo nei grandi distribuzioni, insomma, come ghi da principianti. Questo è un ghi per chi già pratica karate da diverso tempo e vuole una veste che sia performante anche e che dia il piacere di poter praticare questo sport con un bel abbigliamento addosso. Con Lorenzo, che ha appena provato il Punok Blitz 1. Ciao innanzitutto Lorenzo. Ciao a tutti. E com'è stata questa prova? Come ti senti il karateki addosso? È un karateki che per l'attività agonistica secondo te può dare ottimi risultati? Sì, allora ne ho provati molti di karateki nella mia carriera e questo devo dire che ha un materiale molto buono sulla pelle, cioè senti proprio la sensazione di libertà e di traspirazione anche, e facendo le tecniche, come possono essere calci e tutto, ti accompagna molto nel movimento e non tira, soprattutto è una cosa molto importante durante un combattimento. Visto che comunque stiamo cercando anche un po' di capire come veste, tu sei alto circa 1,62 se non sbaglio, e questa è una taglia 170, su questo come ti sei trovato? Secondo me conviene appunto come rapporto prendere una taglia leggermente superiore, perché anche su di me, anche se questa taglia è più grande, vestendo il corbetto e protezioni, secondo me mi sta perfetta e infatti mi trovo molto bene. Come traspirabilità poi senti la differenza delle prese con l'intarsiatura a diamante, cosa ne pensi? Penso che comunque è uno forse dei materiali, comunque anche il Yamato è uno dei materiali migliori che ho mai provato, anche perché lo sento molto leggero, molto liscio sulla pelle, è un materiale buonissimo. Perfetto, grazie. Grazie mille a tutti, ciao. Anche la nostra prova pratica ha dato dei risultati molto positivi, perché abbiamo visto che sicuramente anche in virtù del fatto che ha il marchio VKF è un ghi molto performante, che ci sentiamo di consigliare, sperando di avere la possibilità di provare sempre più karateki o gear della Punok, e chissà, magari molto presto possiamo passare dal ghi ai guantini. Sicuramente. Vi ringraziamo di essere stati con noi, mi raccomando lasciateci un commento, un like, fateci sapere cosa ne pensate, perché sennò qui non si migliora, ma soprattutto mandate questo video a chi pensate possa servirgli, anche semplicemente per iniziare a entrare nel mondo del karate, e continuate a seguirci su karateka.it. Grazie e buona giornata a tutti, ciao! Ciao a tutti!